Buongiorno a tutti, ben ritrovati, 12:32 minuti in questo istante, mercoledì 17 febbraio, nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano News per raccontarvi la città metropolitana, la città di Milano, tutto quello che fa grande il nostro territorio. Iniziamo come sempre guardando il livello dell'inquinamento atmosferico sulla nostra città in questo momento, grazie al collegamento con il vaso Arianna, quel vaso costruito da Wise Air che grazie a un sensore respira e può valutare i livelli di PM2,5 che in questo momento dalla nostra Arianna e dalle altre 100 Arianne connesse in giro per la città ci danno un livello di 26 microgrammi per metro cubo. Vedete il color rosso chiaro, arancione, perché è tendente già al superamento dei limiti che l'OMS considera salutari, quindi nonostante il vento, nonostante la pioggia, nonostante meno auto in giro, ahimè l'inquinamento sulla nostra città continua a rimanere alto, non altissimo ma alto. Parliamo invece, come sempre, il mercoledì di coloro che invece nella nostra città arrivano da lontanissimo o magari anche da vicinissimo, ma devono comunque trovare il modo di vivere all'interno della nostra città. È un'impresa difficile sicuramente, ma non impossibile, anche grazie a Milano Integra. Buongiorno Albioxa. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, dicevo, allora, a Milano ci arriva un po' chiunque e siamo ben contenti perché questa è anche la forza della nostra città, di connettersi, di accettare, di integrare, di aggiungere, di interagire con tutte le anime che la compongono, però non sempre è un'opera facile per chi viene a riuscire a integrarsi nella nostra città. Milano Integra cerca di facilitare questo processo, giusto? Esattamente, beh, intanto ti ringrazio perché le hai azzeccate tutte le parole chiave: interagire, accogliere, no? Accettare. Quindi assolutamente è quello che facciamo, accogliamo i nuovi arrivati, li aiutiamo appunto ad orientarsi, no? Nella città, perché chiaramente quando si viene da una realtà un po' più piccola, ma basta anche provenire insomma da un'altra città, di un'altra regione che è settata in modo diverso, serve una sorta di guida, no? Chiaramente l'obiettivo poi è quello di attivare la persona, quindi noi comunque non siamo né un'agenzia di collegamento né di lavoro, ma aiutiamo la persona a capire come un po' funziona la metropoli e quindi questo è un po' ciò che facciamo. In occasione adesso del nostro inizio dell'attività in modo ufficiale, stiamo anche lanciando una campagna che si chiama Raccontami, che quindi insomma è un po' l'argomento e l'annuncio, sì, che volevo fare oggi qui in diretta con te, ed è uno spazio che abbiamo voluto dedicare proprio ai nuovi cittadini, quindi in realtà a persone che già si trovano a Milano e che vogliono, è uno spazio di ascolto e di condivisione, quindi che vogliono raccontare la loro storia, cioè quindi come è andata quando voi all'epoca, no, perché sono persone che vivono già da tempo qui, come è andata quando loro si sono, qual è stato il loro primo impatto con Milano, come poi hanno imparato da soli a fare, no, a integrarsi, e qual è insomma la loro prospettiva anche futura, no? È interessante perché appunto in Milano Integra c'è questo lavoro anche di ascolto, appunto, di voglia di capire, ascoltare le persone che o stanno arrivando oppure appunto sono qui da tempo a Milano. Mi ricordo le scorse puntate abbiamo anche visto come la gente si scambia in rete consigli e quali sono le domande più frequenti sulla nostra città. Adesso arriviamo proprio a raccogliere dei veri e propri racconti invece, giusto? Esattamente, esattamente. Ascoltare è la prima, insomma, cosa più importante da fare quando si agisce, quando si ha a che fare, insomma, con delle persone, specialmente quando si fornisce a loro un qualsiasi servizio o assistenza. Quindi diciamo che stiamo diventando sempre più bravi ad ascoltare e difatti adesso, non so tra quanto deciderai, ci sarà Federica, che è la prima partecipante, quindi, di questa campagna di Raccontami, che è una ragazza, una studentessa che studia alla IULM, lei proviene da Pordenone, è puramente una casualità, Fabio, non c'è nessuno di parte. Sappiamo benissimo che c'è la lobby friulana, lo sappiamo benissimo. C'è la Lisa che l'ha intercettata, lei vive a Milano da 3 o 4 anni e insomma ha deciso di partecipare perché lei
in una logica, no, del peer-to-peer, quindi della collaborazione. Quindi è vero che noi Milano Integra, i nostri collaboratori facciamo integrazione e vogliamo raccontare come la facciamo, ma il modo migliore per poter raccontare questo impatto è farlo dire alle persone stesse, no? Quindi oggi Federica racconterà la sua storia e speriamo che possa essere poi da stimolo per tutti coloro, in questo caso studenti, che vogliono venire a Milano. E allora sentiamo dalla viva voce di Federica il racconto di questa settimana. Ciao Milano Integra, sono Federica, vengo da Pordenone e abito da 3 anni a Milano. Ho deciso di partecipare al Raccontami perché credo che la mia testimonianza possa essere uno stimolo per coloro che vogliono o decideranno di trasferirsi a Milano nei prossimi mesi o comunque in un futuro. Io sono arrivata nel 2018 a Milano per motivi di studio e ho iniziato questo percorso da sola, in un piccolo appartamento, con tante aspettative ma anche tante paure. Queste paure però piano piano sono andate sciamando perché sono stata fortunata e ho avuto la possibilità di scoprire una Milano bellissima, accogliente, che nonostante non sia la tua famiglia lo può diventare. Ho trovato tantissimi nuovi amici, ho fatto tantissime conoscenze ed è per questo che ho deciso di rimanere a Milano almeno per altri 2 anni per finire il mio percorso di studi. E questo quindi è quello che mi ha permesso di non mollare, il credere in me stessa e nel cercare di cogliere il bello e il potenziale che Milano ti può dare, e c'è veramente tanto che Milano può darti. E quindi quello che può essere il mio augurio è che anche voi possiate avere la stessa possibilità che ho avuto io di scoprire una Milano bellissima e accogliente che non ti fa sentire mai solo. Questo è il contributo di Federica proprio per raccontami questa nuova iniziativa di Milano Integra. Albi, grazie. Grazie a voi, ci risentiamo mercoledì prossimo. Colgo l'occasione per fare un appello a tutti gli ascoltatori e quelli che ci stanno seguendo. Se vivete a Milano da un po' di tempo, okay, vi sentite, ora iniziate a sentirvi a casa e avete il desiderio di raccontare la vostra storia, quindi l'obiettivo poi qual è? Che la vostra storia chiaramente stimoli qualcun altro a venire a Milano, insomma, e a costruire la propria vita. Contattateci a associazione@milanointegra.org. Diversamente, se prima volete conoscere tutto il progetto e fare due chiacchiere, potete farlo in live chat scaricando Valori App. Quindi scaricate Valori App, vi registrate, andate a ricercare Milano Integra. E avrete una chat gratuita, quindi da dovunque voi siate, in modo gratuito, quindi ci possiamo conoscere e dopodiché decidere di dar voce alla vostra storia. Ho già la persona giusta per voi, adesso Grazie. ve la manderò. Albi, grazie mille davvero, buona giornata, salutaci tutta la grande squadra di Milano Integra. Grazie Fabio, grazie a tutti i collaboratori di Milano News, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie mille Albi, a presto, grazie mille. Ciao. E andiamo avanti con la nostra trasmissione, con la nostra puntata, perché oltre ad essere in grado di sdoppiarmi, come potete vedere, abbiamo un'incursione fra poco, un'incursione poetica. Quest'oggi è una di quelle incursioni davvero che lasciano senza parole. Poi bisogna capire perché vi lasciano senza parole, ma speriamo che vi lasciano senza parole per la profondità delle parole che potete ascoltare dalle foche parlanti. Lei è Alice Bertolasi e queste sono le incursioni poetiche delle foche parlanti. Non dicetemelo, lo squallore di questi versi iniziati per finire, pubblicati sui siti vendo compro nulla più che visualizzazioni, ce ne sono troppi. Nemmeno uno che scriva cose serie e non in serie, desiderando essere scelto, mai voluto si perde. E allora fa da sé con il contapersone nelle librerie a fare la somma. Chi nelle librerie a fare la somma? Chi sfogli, spaspacci, stra stra stralci la sua raccolta.
qui stanno in pochi come dini nel borsello, gli ultimi rimasti. Per pagare cancelletto, l'affitto cancelletto, la spesa chiocciola, il canone Rai. Ed eccoci qui ritornati, grazie mille alle foche parlanti, come vi dicevo appunto, parole quest'oggi che vi possono lasciare un po' basiti, chissà, poi forse c'è anche un messaggio subliminale nelle parole di Alice, in quelle espressioni, in quei gesti, in quelle parole che invece non si andavano a sincrono insieme alla sua esposizione, ma insomma, come sempre le foche parlanti ci danno qualcosa su cui pensare e lo fanno con la grazia del loro lavoro. Andiamo avanti però appunto perché oggi parliamo di un progetto molto interessante in quel della sud-ovest milanese, più sud che ovest forse, ma comunque nel municipio 5 soprattutto, grazie a un'associazione che abbiamo già avuto il piacere di ospitare tempo fa, ma che insomma oggi ci porta un nuovo progetto. Li vedo collegati, eccoli lì, li vedo collegati, bellissimi, apritevi pure i microfoni, vedo collegati Ludovica Pirillo e Fabrizio Bruno, buongiorno entrambi di Associazione 232 APS. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, grazie di esservi collegati con noi. Dicevo appunto, noi ci siamo già conosciuti tempo fa in uno dei vari progetti che avete sparsi per la città. Quest'oggi andiamo all'interno del Municipio 5 per un progetto che state facendo partire e per cui anzi abbiamo bisogno che i cittadini diano una mano. Giusto? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Inside the Bit, Outside the Box, che è il progetto che abbiamo lanciato qualche settimana fa, i cui ricavi andranno a finanziare appunto delle attività all'interno del Municipio 5. In particolare è un progetto di crowdfunding promosso dal Comune di Milano, che infatti ci aiuterà a raccogliere l'intero della cifra, dove viene chiesto ai cittadini attraverso la piattaforma di produzione dal basso, per cui se cercate Inside the Bit, Outside the Box su produzione dal basso, trovate direttamente il link al nostro progetto e come donare. Metteremo il link anche nei commenti alla diretta, così che direttamente chi ci sta seguendo può arrivare a donare direttamente. Andranno a finanziare appunto dei laboratori che utilizzano il rap come mezzo educativo a favore dei ragazzi del quartiere, sia all'interno dei servizi che semplicemente dove si trovano, il parchetto, la panchina, il campo da basket, e contemporaneamente delle incursioni teatrali che invece saranno delle azioni promosse e fatte da Brigata Brighella direttamente nei contesti dei palazzi, per cui in questo modo la gente potrà semplicemente affacciarsi al balcone, non ci saranno problemi di affollamento, non ci sarà nessun biglietto ovviamente da pagare, semplicemente si potrà assistere a almeno un'oretta di svago, che direi che dopo la pandemia e durante ce lo meritiamo tutti quanti, e contemporaneamente appunto ai ragazzi cercheremo di dare un mezzo di espressione che è un po' più vicino a quello che è il loro pane quotidiano, ecco. Per fare Ecco. questo la scena rap ci ha aiutato non poco, Ecco, anzi. hai parlato di scena rap, hai parlato di teatro, perché insomma è una caratteristica appunto di 232, quella di utilizzare le arti, soprattutto la musica, per fare poi in realtà come mezzo per arrivare ad altro, giusto? Assolutamente sì, nel senso che utilizziamo questo mezzo di espressione, noi siamo specializzati nel rap, però abbracciamo diciamo la filosofia della cultura hip hop e abbiamo preferito il rap perché è uno strumento che ci serve molto soprattutto nei contesti in cui operiamo da più tempo e in cui siamo meglio formati, diciamo che sono i contesti detentivi, dove il rap permette di superare i limiti che ci sono all'interno delle carceri e quindi un ragazzo, un giovane adulto, un uomo o una donna possono scrivere all'interno della loro stanza a qualsiasi ora del giorno e della notte e dare vita ai propri pensieri e alle proprie emozioni. Ecco, il progetto Inside the Beat, Outside the Box, a chi si rivolge? Come verrà strutturato poi?
Ricordiamo appunto, c'è la parte adesso di crowdfunding, per cui quando arriverete alla soglia dei 12.000 euro, se non sbaglio, il comune vi darà altrettanti finanziamenti per poter poi portare avanti tutto quanto. Ma a chi si rivolgerà poi il progetto finale? Allora, il progetto, innanzitutto c'è da dire che purtroppo, per fortuna, vedremo, la campagna è tutto o niente, cioè se non raggiungiamo i 12.000 euro non è che quello che viene raccolto fino adesso arriva comunque, perché appunto fisicamente i soldi vengono scalati solo nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo e quindi questi 12.000. Le azioni sono rivolte appunto a tutto il quartiere in generale. Nel particolare verranno attivati almeno quattro laboratori rivolti agli adolescenti del quartiere e l'idea è di dividerli un po' tra quelli che già frequentano i servizi, come il centro di aggregazione giovanile, per intenderci, e invece i luoghi di ritrovo spontanei, quindi veramente il campo da basket o il parchetto. Tutto ovviamente partendo dal presupposto che chi ha voglia partecipa, è una cosa assolutamente ovviamente gratuita e senza nessun impegno se non quello di arrivare alla fine a costruire una canzone, che è l'obiettivo cioè il prodotto diciamo di tutti i nostri laboratori, mentre invece la parte delle incursioni teatrali riguarderà più appunto le famiglie e direttamente i contesti proprio di edilizia come ce l'immaginiamo. Il tutto si concluderà verso ottobre, tempo permettendo ovviamente, alla bolla di Grato Soglio, che è questo gigantesco skate park che anche in passato è stato teatro di grandi iniziative sulla scia appunto dell'immaginario delle feste hip hop. E la nostra idea è quella un po' di tornare a farlo rivivere in tal senso, concludendo il tutto con Jack the Smoker, che sarà nostro ospite sul palco assieme a tutti i ragazzi che avranno partecipato alle attività e che vorranno, se vorranno, esibirsi lì assieme a noi. Ah, il pubblico di Milano News è un pubblico, adesso devo trovare la parola giusta per non offendere, diciamo nato un po' di anni fa, ecco, nel senso un po' age a volte, però è molto attento anche a queste tematiche. Cerchiamo di spiegare meglio perché è importante, giustamente è usata la parola festa, ad esempio, nello skate park, luogo di festa più di una volta, perché è importante però appunto finanziare delle situazioni come quelle anche di feste in un certo senso, comunque delle espressioni artistiche, soprattutto perché mi immagino le domande di quelli un po' magari meno attenti in questo momento in cui i problemi sono altri, quando in realtà poi i problemi non sono mai altri, ci sono tutti, semmai si fanno a sommare. Perché è importante darvi una mano e che cosa si va a creare grazie al fatto di darvi una mano? Quello che abbiamo in qualche modo pensato anche noi, cercando di rispondere a questa domanda, è il fatto che un adolescente che sogna diventerà un uomo che crea. Per cui investire in questi interventi permette un ritorno diciamo all'intera collettività enorme. Noi lavoriamo nel campo dell'educazione, per cui i risultati a volte si fanno fatica a vedere nell'immediato. Non vendiamo prodotti e non abbiamo formule magiche, ma sul lungo tempo abbiamo avuto modo di vedere come i laboratori rap che abbiamo proposto finora diventino uno spazio all'interno del quale un ragazzo che conduce una vita normale, oppure se è in una situazione particolarmente difficile come quelle delle carceri, ha l'occasione di sognare. E questo sognare permette di intraprendere un progetto, di investire sulle proprie capacità, di potenziare le proprie capacità, e questo porta a credere in se stessi, per cui diventa molto più facile che poi, una volta adulto, questa persona inizi a intraprendere dei percorsi che, lo inseriscono perfettamente all'interno della società, con ognuno il suo ruolo. Verrebbe da dire che in un periodo come questo, dove appunto si parla tanto di next gen, di recovery plan, di investire nel futuro, voi questo investimento lo fate dal primo giorno, nel senso che appunto, come dicevi, il vostro è un lavoro dove non si può vedere il risultato a breve termine, ma l'investimento, anche a volte importante, giustifica poi un qualcosa a lungo termine per tutti quanti. Assolutamente sì, noi abbiamo fatto un piccolo giochino che potete fare anche voi. Noi lavoriamo principalmente sulla prevenzione. Con questo progetto volevamo intervenire prima che i ragazzi, gli adolescenti possano commettere un reato e quindi entrare nel circuito penale.
Però indicativamente ogni giorno un detenuto costa allo Stato italiano più o meno 350 euro. Vuol dire che se raggiungiamo 12.000 euro e con questo progetto in qualche modo evitiamo che un ragazzo possa finire in carcere per circa 3 mesi, noi abbiamo già fatto risparmiare alle casse dello Stato e anche a tutti i cittadini la stessa identica cifra. Per cui appunto l'obiettivo è quello di andare a migliorare le risorse che ci sono investendo in interventi preventivi che aiutano veramente di tanto ad andare poi a risparmiare soldi anche sul lungo tempo. Vi faccio una domanda, spero non troppo difficile, ma secondo me no, perché voi siete molto sul pezzo, come si suol dire in questo caso. Quali sono i motivi nel 2020, 2021, diciamo in questo periodo, per cui un ragazzo può finire, ahimè, in carcere o in riformatorio, quello che è? Nel senso che rispondere semplicemente perché è un criminale mi sembra molto riduttivo, voi sicuramente avete delle risposte, migliori a questa domanda. Allora, i fattori che subentrano sono tantissimi e spaziano dai legami che instaura il ragazzo con i pari, con la famiglia, con la scuola, con le politiche del lavoro. Quindi non, per ognuno c'è una storia a sé, per ogni ragazzo ha una sua storia e quello che però accomuna solitamente la commissione di un reato è molte volte la superficialità con cui si mettono, con cui si agiscono determinate azioni e dall'altra parte l'incapacità di vedere le alternative. Noi vogliamo offrirci come spazio di alternativa, come luogo all'interno del quale il rap diventa uno strumento per il quale vale la pena impegnarsi e scrivere una canzone per dare vita ai propri pensieri perché ognuno ha diritto di dire la sua e ognuno è giusto che venga ascoltato. Questo investimento che fa il ragazzo gli permette di distrarsi da cose che potrebbero portarlo sulla cattiva strada, quindi dalle sostanze, ma anche Allora, banalmente un grosso problema che c'è ora è la mancanza di lavoro. E quindi questo è investire su un percorso, su un progetto, ti permette in qualche modo di prendere tempo, scoprire le tue capacità, le tue competenze e poi ributtarti nel mondo del lavoro con qualche strumento in più. Fabrizio, è molto interessante parlare con te perché appunto sei un ragazzo ben preparato su questi temi. Allora ti faccio una domanda difficile, nel senso che molti fanno, dicono ok, va bene, tutto quello che hai detto è molto interessante, ma proprio il rap, che è una di quelle arti che a guardare invece fomenta l'utilizzo di certe terminologie, l'utilizzo di certe pratiche, dove più droghe, più armi faccio vedere nel videoclip, meglio è. Come fare a fare coniugare queste due anime? Allora, intanto ti ringrazio per la domanda, Fabio, perché mi servi su un piatto d'argento un pensiero che stiamo facendo in equipe da un po' di tempo. Diciamo che un po' il rap in questa fase storica rispecchia molto quello che viene diciamo, mostrato all'interno dei grandi canali di comunicazione, quindi la televisione. Diciamo che per formule un po' diverse, quando il programma, il talk show mette in scena una discussione e lo fa per attirare l'attenzione, è un po' lo stesso strumento che utilizzano i nostri ragazzi. Esasperare determinate situazioni permette di attirare l'attenzione e di essere visti di più. Quello che però succede, e vorrei fare anche un po' questa specificazione, è che i ragazzi e gli adolescenti di oggi sono ben capaci di scindere tra quello che vedono in una canzone, quello che sentono in una canzone e la vita reale. Non c'è nessuna correlazione o comunque non così forte da poter dire se in una canzone racconto determinate cose, allora chi mi ascolta poi andrà a fare questi agiti. Chiaro. E poi l'altra cosa è, Detta la sicuramente abbiamo milanese, lasciato. Fabrizio, dicevo, detta la milanese, li crediamo più pirla di quello che sono, invece, nel senso, sono Sì, molto meno esatto. stupidi, ok? Sicuramente quello che è venuto un po' a mancare nel corso degli anni, perché io faccio l'educatore da tanto, così come Ludovica, e quello che è venuto un po' a mancare è sicuramente l'attenzione da parte del mondo degli adulti, un'attenzione interessata e sincera e reale a quello che accadeva alle nuove generazioni. Chiaro. E lasciando scoperto questo spazio, abbiamo permesso loro di raccontarsi con gli strumenti che hanno, per cui se vivo in un contesto molto povero racconterò solo ed esclusivamente della povertà che c'è nel mio quartiere e per attirare l'attenzione magari esaspero determinate situazioni.
Chiaro, chiaro. Ludovica, questa generazione che voi intercettate da un po' ormai, quindi magari non è neanche più da quando avete iniziato, non è neanche più la stessa generazione, avete anche cambiato generazioni nel frattempo. Chi sono, come sono? Nel senso che, appunto, come vi dicevo prima, facendo la battuta, nel senso li facciamo forse anche più stupidi di quello che in realtà sono, spesso e volentieri, magari noi, spesso mass media, noi giornalisti, crediamo che insomma siano solo dei ragazzotti un po' stupidi che hanno solo voglia di divertirsi. È così? Beh, già non era così prima, direi che dopo il lockdown è proprio sicuramente al 100%, proprio, anzi, noi ci siamo proprio resi conto che l'esperienza che noi abbiamo visto nei ragazzi che abbiamo incontrato appunto in tanti laboratori, che era quella comunque della privazione, se non di un pezzo, ma oppure di tutta la libertà, è quello che invece abbiamo vissuto tutti quanti in questi mesi, e in un percorso di un quindicennio, un percorso proprio di vita in generale, è una cosa che lascia degli strascichi che veramente si ripercuoteranno sull'immagine che lui avrà di sé da adulto, sulle possibilità a cui può accedere. Per cui ci siamo proprio detti. Il nostro, senza essere saccenti, però il nostro ci viene bene, ok? Cioè, quando siamo letteralmente dentro, quando siamo in comunità, è chiaro che il momento del laboratorio diventa, uno spazio in cui riuscire ad agire più liberamente. Nel momento in cui questa situazione l'hanno vissuta tutti indiscriminatamente, ci siamo detti, forse non basta più essere dove è già successo. Forse bisogna dare questo spazio prima, proprio perché appunto, come diceva Fabrizio, queste sono le esperienze che poi determineranno una serie di competenze che loro non vedranno subito, ma neanche noi, io e Fabrizio potremmo raccontarvi ore e ore di messaggi di ragazzi ormai diventati maggiorenni che da 3 anni non vediamo più, non sentiamo più e improvvisamente ti arriva ma sai che mi sono veramente reso conto che quella cosa lì che abbiamo fatto lì quel giorno, che molto spesso dico la verità, neanche noi ci ricordiamo, perché sono tanti, siamo invece riusciti a lanciare quel semino lì, che poi quando germoglierà, chi lo sa, però sono veramente delle esperienze di cui loro hanno bisogno. E quest'anno dove veramente hanno perso tutto, perché la scuola non c'era più, Interessante neanche questo. andare al campetto c'era più, per cui poi sì, magari qualcuno lo faceva lo stesso. Però non così tanti. Noi adulti siamo stati molto più fortunati in questa pandemia, perché comunque il lavoro, la spesa, le cose, ce l'avevamo la scusa per uscire. Loro no. Molto interessante, Ludovica, questo. Meriterebbe un'altra puntata solo questo tema. Cioè, tu mi stai dicendo proprio che la pandemia ha accelerato e aumentato certe situazioni e forse i giovani che spesso appunto diamo come colpevoli, come untori di questo Covid che naviga per le città, invece sono proprio anzi più vittime ancora perché hanno molto meno spazi di espressione e di libertà rispetto a noi adulti. Ti chiedo in conclusione, però appunto, semmai faremo un'altra puntata perché è molto interessante questo tema, però siamo in chiusura, ti chiedo quindi di ricordarci invece come fare per aiutarvi nel progetto Inside the Beat, Outside the Box. Allora, ovviamente andando su tutti i nostri canali social, che sono 232 scritto a numero APS, Ancona, Palermo, Savona, che sono su Facebook, Instagram, YouTube, ci manca TikTok, perdonateci, siamo un po' troppo boomer ancora per riuscire ad arrivarci. E, No, non dire mentre così. lì trovate ovviamente tutti i link della campagna. Per andare direttamente sulla campagna basta che cercate Inside the Beat, Outside the Box su Produzioni dal Basso, che è appunto come si dice, il sito, il provider che ha messo online la nostra campagna. Ci sono ancora 40 giorni, sono usciti dei pezzi pazzeschi. Settimana scorsa abbiamo dato via la felpa di Massimo Pericolo utilizzata nel video 7 miliardi. È un disco di Bassi Maestro anche per la vecchia guardia, Noyz Narcos ci ha dato altro materiale, per cui non vi resta veramente che guardare di settimana in settimana cosa esce, perché persino la Dolly Noir, che i ragazzi conoscono perfettamente, ci ha riempito di Sì, materiale per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Serve non so di chi l'aiuto parlavi, ma in regia hanno fatto un salto, ho sentito, quindi evidentemente hai di tutti. detto il nome giusto, hai detto perfetto. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo, abbiamo messo comunque i link ai commenti di questa diretta per far sì di seguirvi meglio, qualsiasi aggiornamento noi siamo qua per darvi voce.
Grazie mille per lo spazio. Va bene, Grazie e grazie, buonanotte. grazie mille a voi, grazie mille Ludovica e Fabrizio, a 232 APS, grazie mille davvero per il lavoro che fate e in bocca al lupo appunto per questa anche campagna di crowdfunding. Io vi ringrazio, ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito in diretta quest'oggi, continuate a seguirci, mettete sempre le notifiche, mettete i like in modo da ricevere tutto quanto sempre direttamente nella vostra taschino, nel vostro cellulare e sui vostri computer. Grazie mille, arrivederci, a presto.